tutti voi buonasera, quando sono le 18:35 minuti, bentornati in diretta col TG 2000. È una storia di solitudine che interroga tutti, quella di Loris Bertocco, 59 anni, morto in Svizzera con il suicidio assistito. Loris aveva perso l'uso delle gambe a 18 anni per un incidente e poi una serie di altre sofferenze, ma poco prima di morire ha scritto che se avesse avuto aiuto adeguato avrebbe rinviato questa scelta. Il servizio di Nicola Ferranti a seguire il giurista Alberto Gambino, che al TG 2000 dice questa vicenda non rientra nel tema del disegno di legge sul fine vita. Si è spento ieri a Zurigo. A darne notizia alcuni amici, alla fine Loris Bertocco, 59 anni, veneziano, ha scelto di andare nella clinica della morte. Le ragioni della sua decisione le spiega in una lunga lettera inviata alla Repubblica, nella quale ripercorre le tappe principali della sua vita. L'incidente sulla moto nel 77, la rottura di due vertebre che lo lasciano completamente paralizzato. Si apre un calvario infinito, fatto di riabilitazione, nuove disgrazie, una brutta caduta con le stampelle, il distacco di retina che lo rende pure cieco, mentre sul piano affettivo la moglie chiede la separazione di fronte a una situazione difficile. Così, scrive Loris, una sola badante non basta più. Ho tentato di accedere a ulteriori contributi della Regione Veneto per casi gravi, lottando con la Regione per due anni senza risultati. Solo grazie a una raccolta fondi ho potuto pagare una seconda assistente, ma finiti i fondi mi sono trovato di nuovo da solo a letto e senza l'aiuto di nessuno. Nel testo della lettera Loris, che non ha mai rinunciato al suo impegno politico divenendo anche consigliere comunale, scrive che il suo ultimo impegno è per accelerare l'iter della legge sul fine vita e sull'accompagnamento alla morte, motivando così la sua scelta. Sono ancora convinto che la vita sia bella e sia giusto goderla in tutti i suoi vari aspetti, ma credo che la qualità della mia in questo momento sia scesa sotto la soglia dell'accettabilità e penso che non valga più la pena di essere vissuta. Il muro contro il quale ho continuato per anni a battermi è più alto che mai e continua a negarmi il diritto a un'assistenza adeguata. Inevitabilmente la storia di Loris e più di tutto la sua decisione estrema riaprono il dibattito in Italia sul fine vita. Sulla vicenda il quotidiano Avvenire scrive che la legge è strattonata da questo nuovo suicidio assistito, ricordando che martedì prossimo 17 ottobre è il termine ultimo per decidere sul biotestamento in Commissione Sanità. Sebbene, giova ricordarlo, nel testo che potrebbe finire così direttamente in aula non è in discussione la questione suicidio assistito, ma quella dei trattamenti sanitari da disporre al termine dell'esistenza. È un fatto tristissimo. Ogni qualvolta una persona sofferente, provata dal dolore, vuole farla finita e quindi recarsi in una struttura che pratica l'eutanasia, significa che non siamo riusciti, non sono riuscito a praticare la solidarietà e a ridargli quella fiducia nella vita che merita ciascun essere umano. È un tema che non ha a che fare con il disegno di legge in Italia, che non è verso l'eutanasia, ma ha a che fare con l'umanità e i rapporti tra le persone. Quando c'è questo momento di grande sconforto e non ce la si fa più tanto da recarsi in una struttura per morire, significa che intorno non si sono trovati persone, elementi e anche affetto per poter proseguire. Loris, lasciato solo come tutte le persone disabili a combattere la battaglia per una vita con dignità. Parla al TG 2000 Fulvio De Nigris, fondatore della Casa dei Risvegli, padre di Luca, scomparso a 16 anni nel 1998. Una morte improvvisa dopo il risveglio seguito a 240 giorni di coma. Da quella vicenda è nato un impegno fatto di passione per la vita da parte dei genitori e degli amici dell'adolescente. Sentiamo Barbara Masulli. Queste sono immagini tratte dal film L'alba di Luca, una storia vera, protagonista un ragazzo, Luca De Nigris, entrato in coma a 15 anni dopo un intervento chirurgico, secondo i medici perfettamente riuscito. È il 1997, Luca è un combattente, si risveglia dal coma, ma il cammino verso la riabilitazione è difficile. Il giovane ripiomba nel coma e l'anno dopo muore. Per tenere viva la memoria del figlio e sostenere i malati come Luca, Fulvio De Nigris ha fondato a Bologna la Casa dei Risvegli, la prima struttura pubblica innovativa, assistenziale e di ricerca per persone in coma. Qui dentro, dal 2004, al centro dell'attenzione non ci sono solo i pazienti, ma anche i loro familiari. Oggi leggere la storia di Loris Bertocco rattrista profondamente il papà di Luca. E ovviamente è una sconfitta, nel senso che questa persona
doveva essere aiutata prima. E dimostra la solitudine di questa persona, che però non è sola, perché è la punta di un iceberg di tante persone con disabilità che chiedono assistenza e chiedono di vivere bene nella convivenza con la malattia. La carenza di strutture in Italia in grado di accompagnare i malati e i loro familiari nella sofferenza, spiega De Nigris, non è solo legata a problemi economici. Manca un pensiero politico, manca la volontà di accettare queste persone. Quindi le associazioni sono sole, le famiglie sono sole, le persone sono sole e quando chiedono aiuto molto spesso hanno le porte sbarrate. Ecco, io vorrei che in questo discorso della mancanza di soldi si pensasse anche che andare in Svizzera costa. E quindi chi paga queste cure, chi paga questo aspetto, dovrebbe altresì farsi carico anche di quello che le famiglie chiedono. E non chiedono soltanto soldi, ma chiedono condivisione, chiedono ascolto, chiedono aiuto. 12 ottobre, scoperta dell'America. In Spagna si celebra la festa nazionale quest'anno a Mara. Re Felipe è alla parata militare a Madrid, ma il ricevimento a Palazzo Reale è senza governatori della Catalogna e dei Paesi Baschi. La secessione è un'ombra sui festeggiamenti in attesa di lunedì, scadenza dell'ultimatum a Barcellona. Leonardo Possati. La Spagna è una e indivisibile. Madrid celebra nel giorno della scoperta dell'America l'Hispanidad, l'orgoglio spagnolo con bandiere e stendardi granate rossi che accolgono la sfilata delle forze armate alla presenza del re Felipe VI, comandante dell'esercito, accompagnato dalla regina Letizia, dalle due figlie e dal premier Mariano Rajoy. Con loro anche i presidenti di tutte le comunità autonome, tutti meno i rappresentanti di Catalogna e Paesi Baschi. Una chiara fotografia del momento che attraversa il paese, la crisi catalana è ancora viva e l'esito potrebbe essere catastrofico. Il presidente Rajoy è stato costretto ad attivare la procedura dell'articolo 155 della Costituzione, che prevede la sospensione dell'autonomia della Catalogna qualora il governo catalano entro lunedì non chiarisca se ha dichiarato o meno l'indipendenza. Madrid attende una rettifica, un passo indietro di Barcellona, e attende lunedì prossimo anche il capo dei Mossos, Josef Trapero, e due leader indipendentisti che dovranno comparire davanti al massimo tribunale spagnolo. Tutti e tre dovranno rispondere dell'accusa di sedizione per i fatti del 1 ottobre. Da registrare poi al termine della sfilata di Madrid un drammatico incidente con un aereo militare, uno dei 4 Eurofighter della sfilata, che di ritorno nella base di Albacete si è schiantato. Stando alle dichiarazioni del Ministero della Difesa, il pilota avrebbe perso la vita. A Barcellona intanto nuova manifestazione per l'unità del paese. Puigdemont in prigione, Spagna unita. È stato lo slogan urlato da migliaia di persone per dire, come domenica scorsa, no all'indipendenza. L'inviato Massimiliano Cocchi. La manifestazione è prevista per mezzogiorno, ma alle 9:30 del mattino in Plaza de Catalunya c'è già chi sventola la sua bandiera. Visca Catalunya e viva Spagna! Basicamente, siamo impazienti, spiega Juan Carlos, perché oggi festeggiamo la Spagna unita e vogliamo mostrare a tutti che ci sono catalani che non vogliono la secessione e siamo la maggioranza. Sarà scritto su un cartello che essere a favore della Spagna non significa essere contro la Catalogna. Questa è l'accusa che ci fanno di essere dei traditori. La minoranza non può mai essere maggioranza, per quanto possono mentire, ingannare, cambiare la storia non si cambia e la gente non si vende. Questa donna non vuole essere intervistata, ma da sotto al burka fa capire che anche lei è contro la secessione. In rete gira questo video, diventato subito virale. Un uomo sta piangendo, un ragazzo gli chiede se va tutto bene. Lui scuote la testa e dice solo, ya tocaba, era ora. Era ora, ripete, chi è contro la secessione. E questa manifestazione, assieme a quella di domenica scorsa, serve ad interrompere la narrazione di una Catalogna unita sotto la bandiera dell'indipendentismo. Hay muchos catalanes que hemos estado... Finora c'era paura, dice Marisa. Nessuno osava manifestare contro l'indipendenza e anche solo se esponevi la bandiera spagnola venivi minacciato. Ora basta. Non dobbiamo più lasciarci spaventare. Le serrande dei negozi abbassate sono un altro segnale chiaro. Nonostante l'ordine fosse di restare aperti per boicottare la festa dell'unità nazionale, hanno deciso di chiudere quasi tutti. Es un orgullo ser español.
L'ultimo segnale di questa giornata è in Plaza de Spagna, dove sfilano le organizzazioni nazionaliste di estrema destra, partiti razzisti e xenofobi che urlano slogan franchisti. Sono poche decine di persone, ma gli osservatori più attenti dicono di non sottovalutarli, perché una divisione così marcata della società catalana potrebbe favorire il ritorno della violenza squadrista e perché la politica debole di questi tempi sta lasciando spazi sempre maggiori a rigurgiti estremisti che da queste parti pensavano di aver seppellito per sempre con la morte del dittatore Francisco Franco. E prosegue spedita alla Camera la votazione della legge elettorale italiana. Il Rosatellum ha incassato anche la terza fiducia dell'Aula con voto palese. Già in serata o domattina il voto finale a scrutinio segreto. Scoglio non da poco con la minaccia dei franchi tiratori. Augusto Cantelmi. Superati indenni 3 voti di fiducia, il Rosatellum bis tra poco affronta la prova più difficile, il voto finale a scrutinio segreto. Un passaggio potenzialmente pericoloso, anche se dalla maggioranza ostentano sicurezza. Al momento infatti si sospettano una 70ina di franchi tiratori, si spera che il numero non cresca. A sostegno dovrebbero comunque arrivare i voti di Lega e Forza Italia e forse anche da altri gruppi. Passa infatti, dopo un confronto serrato, la contestata norma ribattezzata Salva Verdini, che consente agli italiani residenti in Italia di potersi candidare in una circoscrizione estera. E per accelerare e blindare l'iter del Rosatellum bis, un sistema misto proporzionale e maggioritario, prima della legge di bilancio si dovrebbe andare verso la fiducia anche a Palazzo Madama. Ma il clima resta teso, anche oggi il Movimento 5 Stelle è sceso in piazza per protestare contro quello che definisce un atto eversivo. Cioè, noi stiamo svendendo il paese con una legge elettorale incostituzionale, una legge elettorale che non permetterà al cittadino di scegliere il proprio elettore. Ricordiamo, liste bloccate, le preferenze scordatevele, le decideranno i capi dei partiti. Particolarmente accorati in aula invece il discorso del leader di Articolo 1, Bersani. Adesso essere blasfemo, ma come dice il Vangelo di Giovanni, ti cingeranno i fianchi nel collegio e ti porteranno dove non vuoi andare. Per il presidente del Consiglio Gentiloni non è il tempo dell'irresponsabilità e bisogna fare ogni sforzo per una conclusione ordinata della legislatura. La possibile svolta nel caso Cesare Battisti, l'ex terrorista rosso degli anni di piombo, condannato in Italia a 4 ergastoli e rifugiato in Brasile, potrebbe veder revocato l'asilo politico dal presidente Temer, Marco Bergamaschi. La Polizia Federale Brasiliana starebbe monitorando ogni passo di Cesare Battisti da quando l'ex terrorista ha ottenuto la libertà provvisoria dopo l'arresto per sospetto traffico di valuta la scorsa settimana al confine con la Bolivia. La notizia arriva a poche ore dall'indiscrezione secondo cui il presidente brasiliano Temer avrebbe deciso di revocare lo status di rifugiato politico concesso a Battisti nel 2010 dall'allora presidente Lula. Battisti dunque potrebbe essere estradato in Italia se il Supremo Tribunale Federale non concederà l'habeas corpus richiesto dagli avvocati dell'ex componente dei proletari armati comunisti, condannato all'ergastolo in Italia per 4 omicidi. L'ultima parola spetta dunque al Supremo Tribunale Federale, chiamato a decidere se accettare o meno il riconoscimento dell'habeas corpus, ovvero l'istituto giuridico a tutela delle libertà individuali, invocato dagli avvocati dell'ex terrorista a settembre, quando l'Italia era tornata a sollecitare l'estradizione. Gli stessi legali di Battisti, che ritengono impossibile l'estradizione, avevano nuovamente chiesto l'habeas corpus solo pochi giorni fa, quando Battisti era stato arrestato a Corumbà. Non ho mai pensato di uscire dal Brasile, ma se avessi voluto farlo non sarei andato in Bolivia ma in Uruguay, dice oggi Battisti in un'intervista. Se il Brasile confermerà la mia estradizione in Italia, aggiunge, mi consegneranno la morte. Secondo fonti vicine alla presidenza brasiliana, citate dai media, se il magistrato dell'alta corte tardasse troppo nel prendere una decisione, l'ufficio legale della stessa presidenza potrebbe emettere un parere ufficiale che renderebbe inevitabile l'estradizione di Battisti verso l'Italia. Attendiamo fiduciosi, fa sapere il ministro degli esteri Alfano, la decisione del presidente brasiliano. Ed oggi, in particolare in Brasile, i festeggiamenti per i 300 anni dal ritrovamento dell'immagine della Vergine Aparecida, una piccola statua recuperata nel 1717 da alcuni pescatori. Sorpresa, speranza e gioia sono le 3 dimensioni del messaggio racchiuso in quel prodigioso evento, afferma Papa Francesco nel video messaggio realizzato per l'occasione. Francesco Durante.
Rio Paraíba do Sul, Brasile, anno 1717. Una giornata di pesca infruttuosa sul fiume. Ad un ennesimo tentativo, nella rete che i pescatori tirano in barca c'è una statuetta di terracotta priva della testa. Viene gettata nuovamente la rete e con grande sorpresa viene recuperata anche la parte mancante. L'immagine è quella di una Madonna dalla pelle nera, alta 30 cm, circa 3 kg di peso. Dio ci sorprende sempre, osserva Papa Francesco nel videomessaggio in portoghese diffuso a 300 anni dal prodigioso ritrovamento della statua di Nostra Signora Aparecida, la Vergine Morena. Sorpresa, speranza e gioia, queste le tre dimensioni racchiuse nel messaggio di Aparecida. Perciò il Papa esorta i fedeli a non lasciarsi vincere dallo sconforto. Nel santuario di Aparecida, in ogni cuore devoto a Maria, afferma, si può toccare la speranza che si concretizza in generosità, solidarietà, spiritualità. Francesco invita poi a portare la gioia cristiana soprattutto nelle periferie geografiche, sociali ed esistenziali, sottolineando che oggi il Brasile ha bisogno di donne e di uomini pronti a testimoniare che l'amore è più forte delle tenebre, dell'egoismo e della corruzione. Nel santuario della patrona del Brasile oggi culminano i solenni festeggiamenti per il giubileo dei 300 anni di Aparecida. La basilica in cui si venera la statuetta mariana, trovata nelle acque del rio Paraíba do Sul, venne consacrata da Giovanni Paolo II nel 1980 durante la sua prima visita pastorale in Brasile. È la più grande chiesa del continente americano e la seconda al mondo dopo la Basilica di San Pietro, meta ogni anno di centinaia di migliaia di devoti della Vergine Aparecida. E Papa Francesco torna a condannare le persecuzioni dei cristiani d'Oriente, vittime di violenze e di scenari che richiamano la Terza Guerra Mondiale a pezzi. Occasione la messa per il centenario del Pontificio Istituto Orientale. Paolo Fucili. Patriarchi e arcivescovi indossano ognuno le vesti del proprio rito, di qui l'insolita mescolanza di oggi a Roma, celebrando la fondazione 100 anni fa esatti della Congregazione per le Chiese Orientali di Castero Vaticano per i cattolici di rito non latino, fratelli che nell'odierna guerra mondiale a pezzi sperimentano persecuzioni drammatiche. Francesco annota, esortandoli ad avere il coraggio della fede. Chiedete e vi sarà dato, Gesù appunto dice nel Vangelo proclamato in arabo. Ma mi domando, la nostra preghiera ci coinvolge veramente? Coinvolge il nostro cuore e la nostra vita? Sappiamo bussare al cuore di Dio? Messa oggi a Santa Maria Maggiore dopo la visita al Pontificio Istituto Orientale lì accanto, che da 100 anni studia e insegna la storia e le tradizioni di armeni, copti, egiziani, caldei, iracheni e altri ancora, 21 chiese in tutto sparse dall'Etiopia all'India all'Ucraina, ma concentrate specie in Medio Oriente. Chiese, dice poi il Papa in un messaggio, che affrontano guerre, odio, persecuzioni a causa del dilagante terrorismo internazionale. Tra queste tremende sfide anche studio e ricerca servono a rafforzare la fede di quei fratelli. Poi l'emigrazione forzata e massiccia in terre lontane dalla loro patria. Diaspora preoccupante la definisce il Papa, ma ovunque essi siano, esorta infine i loro pastori, sappiate infondere in loro un amore profondo per tradizioni e riti cui appartengono. E concludiamo oggi il nostro viaggio nell'ex stabilimento della Fibronit di Bari, la fabbrica che per 50 anni ha prodotto manufatti per l'edilizia in fibrocemento, provocando la morte di oltre 400 persone. Un anno fa sono cominciate le operazioni di bonifica dall'amianto e fra un anno su quel terreno sorgerà un parco in memoria delle vittime. È il TG Post di questa sera a firma di Barbara Masulli. A seguire Attenti al Lupo con Giuseppe Caporaso, il tema di questa sera sono le liste di attesa in sanità per esami e visite. Noi ci rivediamo al TG delle 20:30 ed ora a Bari, in quello che diventerà il Parco della Rinascita. A dopo.